Nella sua logica generale, se dovessimo fare un identikit dell'immigrazione di massa, potremmo dire che essa oggi è promossa strutturalmente dal capitale, dalla destra del denaro, ed è difesa sovrastrutturalmente dalla retorica del migrante propria del pensiero unico politicamente corretto, la sinistra del costume. Destra del denaro e sinistra del costume oggi marciano divise per colpire insieme. La destra del denaro pone le strutture, la sinistra del costume pone le sovrastrutture. La destra del denaro ha deciso che occorre distruggere gli stati sovrani nazionali come ultimi baluardi politici, come ultimi fortilizi che tutelano in maniera politica alcuni diritti fondamentali. La sinistra del costume demonizza gli stati sovrani nazionali come intrinsecamente imperialisti, fascisti o stalinisti. Analogamente, la destra del denaro ha deciso di introdurre masse di nuovi schiavi deportati. La sinistra del costume, anziché demonizzare, criticare questi processi, li glorifica, neutralizzando invece ogni possibile critica, subito stigmatizzata come xenofoba. L'odierno regno animale dello spirito, chiamato capitalismo, necessita dell'esercito industriale di riserva dei migranti, sfruttati a mo' di nuovi schiavi, per poter distruggere i diritti sociali ancora sussistenti, annientare la residua forza organizzativa dei lavoratori e abbassare drasticamente i costi del lavoro. Insomma, se volessimo avventurarci in un'analisi non permeata dalle strutture dell'ordine simbolico dominante, dovremmo dire che i migranti vengono oggi utilizzati dal signore neoligarchico alla stregua di un esercito di schiavi con cui esercitare una pressione, una competitività integrale ai danni del mondo del lavoro. Dietro il falso, ipocrita umanitarismo con cui si celebra l'immigrazione, puntualmente in stile lacrimevole, sia chiaro. I migranti vengono oggi lacrimevolmente elogiati come vittime, mai come potenziali portatori di una forza insurrezionale di rovesciamento del capitale. Anzi, quando timidamente si sono verificati episodi di questo secondo tipo, ci sono stati bagni di sangue da parte del capitale. Forse ricorderete le vicende di Rosarno di qualche anno fa. Ecco, abbiamo a che fare con un falso umanitarismo con cui si celebra l'immigrazione e dietro il quale si nasconde in verità, come un cuore di tenebre, la disumanità dello sfruttamento più bieco, l'orrore del traffico di esseri umani, il nefarium negotium condannato a suo tempo da Papa Gregorio XVI. Adesso non mi soffermo sui traffici dei migranti, che richiederebbero un capitolo a sé e non è questo l'oggetto della mia analisi, mi limito a dire che l'immigrazione di massa, grazie all'esercito di scafisti, schiavisti, malavitosi che la gestiscono, si configura come una tratta di esseri umani a tutti gli effetti, a vantaggio del mercato capitalistico occidentale. Una tratta che peraltro si regge su affari considerevoli legati sia al trasporto degli esseri umani, sia ai centri di accoglienza in cui vengono smistati, dove peraltro si consumano molto spesso vere e proprie tragedie in mare. Forse ricorderete quella del 4 ottobre del 2013, dove morirono 386 migranti a causa di un naufragio di un'imbarcazione libica a Lampedusa. Qui bisogna fare una distinzione. L'immigrazione di massa oggi è diversa rispetto alle altre forme di immigrazione. Il capitalismo ha sempre avuto al proprio interno fenomeni migratori, ferma restando la specificazione che facevamo ieri, cioè il fatto che non esiste la migrazione come fenomeno astorico, deve essere sempre contestualizzata per poter essere compresa. Potremmo dire che in termini generali il capitalismo ha sempre sfruttato la manodopera straniera, migrante. Ricorderete la tratta, il commercio triangolare che c'era un tempo, no? Si andava a far razzia di esseri umani in Africa,
noi europei andavamo a far razzia di esseri umani in Africa, li si portavano nelle Americhe, da lì si ritornava in Europa con i proventi. Triangolarità dello sfruttamento, prima fase, potremmo dire, dell'immigrazione di massa come deportazione di massa. La seconda fase era quella dello sfruttamento imperialistico, descritto da Lenin, per intenderci, no? Quando gli europei attaccavano le terre degli esseri umani in Africa, sfruttavano le risorse, schiavizzavano il lavoro e poi tornavano in Europa con i proventi. La fase, potremmo dire, dell'imperialismo 3.0 è questa in cui siamo entrati, l'immigrazione di massa, appunto. Si destabilizzano i paesi in questione al di là del Mediterraneo, con primavere arabe o con bombardamenti umanitari, come nel caso della Libia. Si favorisce la fuga di questi esseri umani, che in realtà è una deportazione nascosta, e il capitale giubila all'arrivo di questi esseri umani sulle proprie coste, proprio come il vampiro giubila di fronte al sangue, per usare un'immagine cara a Marx. Appunto, imperialismo 3.0. Un tempo andavamo a prenderceli, adesso fingiamo che siano essi a voler venire da noi. Così si spiegano le pratiche eufemisticamente dette di salvataggio, spesso condotte da una vera e propria industria capitalistica che finge di agire filantropicamente e che in realtà opera in nome dell'unico valore riconosciuto dal capitale, che è il valore di scambio. Le pratiche eufemisticamente dette di salvataggio corrispondono in realtà a operazioni di contrabbando di esseri umani. L'ignobile invio coatto di migliaia di clandestini e futuri schiavi del capitale in Occidente viene nobilitato con le categorie altamente fuorvianti della liberazione, del recupero di vite, dell'accoglienza e così via. Le vie della neolingua sono infinite.